scusa, devo chiedere una cosa. Benvenuti. Sì. Meglio che te lo dico. Allora, io voglio dire che la città di risultare della musica è musica importante e musica paesata, soprattutto se si possa dire più importante, Comunque noi siamo contenti di poter essere con voi. Ci ha dato una bellissima targa a
appunto riconoscendo la preparazione di questo nostro coro. Poi abbiamo vinto nel 2014 in gara con altri 14 cori dell'Abruzzo. Abbiamo vinto la Settembrata Abruzzese come migliore formazione corale. Nel dicembre scorso a Roma abbiamo partecipato a un concorso internazionale che si è svolto al Pantheon e anche lì abbiamo vinto il secondo premio oro. E vi assicuro che c'era il primo premio era un coro inarrivabile perché veniva dalla Polonia e lì la cultura musicale è veramente molto, molto curata, molto profonda. E quindi i coristi per me erano tutti professionisti perché tutti pronti a fare solisti. Con una preparazione veramente eccezionale. Comunque, quindi per noi il secondo posto è stato veramente una soddisfazione che quasi quasi non ce l'aspettavamo. Devo dire che in quell'occasione, questo è il nostro grande tesoro, anche i nostri maestri hanno avuto un alto riconoscimento. Il nostro direttore, la professoressa Rosanna Melenti, una scuola in Ghana e poi abbiamo fatto un concerto di Natale bellissimo che ha richiamato ben 600 persone, insomma abbiamo avuto un po' di soddisfazione, poi ci teniamo a farle conoscere. Questa sera noi faremo una prima parte con 5-6 canzoni, non so solo 5-6 di polifonia e ci sono dei gospel, ma c'è anche qualche canzone pop, però è contro la guerra, quindi molto importante in questo periodo. Poi ci sarà una seconda parte con delle canzoni folkloristiche. Buon ascolto. Ogni giorno il sole è un coro molto conosciuto dai cori, cantato da quasi tutti i cori e il titolo originale è An Irish Blessing. Si tratta di una benedizione che l'esule dà alla persona amata. È stato attribuito a San Patrizio. Noi lo eseguiamo su un adattamento italiano di Tonino Lotto. Ogni giorno il sole. Thank you.
un cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, con il quale Maria loda e ringrazia Dio perché si è benignamente degnato di liberare il suo popolo. Per questo è conosciuto come canto di Maria. Magnificat è anche la prima parola del cantico di ringraziamento e di gioia pronunciato da Maria rispondendo al saluto della cugina Elisabetta. Questa versione del Magnificat è musicata da Monsignor Marco Fresina ed è stata eseguita anche da Mina. La voce solista è di Gabriella Profeta. Amen.
lo scudo giù vicino al fiume e non penserò mai più alla guerra. Così recita questo spirito, che è chiaramente un canto contro la guerra e che adesso eseguirà il coro Le Voci delle Mille, ma è uno dei più conosciuti spirituals perché è stato anche eseguito da grandi artisti come Louis Armstrong. La voce solista è di Gabriele.
Jackson e che è stata pubblicata nel 1921. Parla di pace e fratellanza per gli uomini. Infatti il video della canzone mette in risalto bambini che vivono in paese dove ci sono disordini. E Michael Jackson chiamò Build a World anche un'associazione da lui fondata che aveva lo scopo di migliorare la vita dei bambini e insegnare a questi stessi bambini come aiutare gli altri. Il ritornello infatti dice: cura il mondo, rendilo un posto migliore per te, per me e per l'intera umanità. Ci sono persone che muoiono. Se ci tieni abbastanza la vita, crea un posto migliore per me e per te. In the World è la voce musicista di Gabriella Properi. Thank you.
vorrei ringraziare l'organizzazione di Assisi Pax che ci ha dato questa possibilità di cantare in questa bellissima chiesa sconsacrata, in questo auditorium, di venire ad Assisi, Francesco. Per noi è una grande, un grande onore. E adesso passiamo alla seconda parte del nostro repertorio per la gioia di Padre Gian Maria Polidoro, canteremo le canzoni di Ortona del folklore abruzzese, non lo so che non aspetta. Parroco, perché lui a Ortona ha svolto un'attività
enorme per i ragazzi. Quindi, e tra di noi c'è una persona che dice però di essere stata battezzata da padre Camillo, quindi è stato un ci siamo ritrovati. Sì, però non si vede perché lui è sempre uguale. Sì, è vero. Mio figlio se l'è portato dietro, è andato a sposare a Panopello, se l'è portato dietro con Francesca, no? Ha voluto padre Camillo, siamo andati a pescare, a cercarlo, che era andato già via da Ortona. Siamo in famiglia. Volevo dire, prima di passare alla nuova canzone del folklore, che normalmente queste canzoni le cantiamo con il nostro costume, anzi abbiamo fatto, lei che ama tanto la storia, padre Giammaria, dico che abbiamo fatto proprio dei nuovi costumi rispettando la tradizione di Ortona, sono bellissimi. Solo che per ragioni logistiche e anche di tempo abbiamo deciso di continuare a cantare così, spero che facciano lo stesso effetto, che mi piacciono ugualmente. Quindi cantiamo con Geschenkt Ortoln. La canzone è di Luigi Don Marco, i versi sono di Luigi Don Marco e la musica è di Guido Albanese. Questa è una canzone che non manca quasi mai nella nostra scaletta perché è un inno per la nostra città. Luigi Don Marco con i suoi versi ha come dipinto dei piccoli quadri di Ortona nella sua vita, ha dipinto le bellezze naturali di Ortona, la vita quotidiana della sua gente e anche la storia amara di tante donne che alla vita del mare hanno pagato un contributo pesante. Quindi vi ascolterete adesso che Geschenkt Ortoln. Alla mia amica e maestra Daniele Iacovella. Sono emozionata. Thank you.
ha risentito anche il suo dialetto. Ha risentito il suo dialetto. Ora una canzone di autore ancora, di Don, i versi sono di Cesare De Titta e la musica di Antonio Di Iorio. Vi dico una cosa, a proposito di Cesare De Titta, il nostro direttore da Sant'Eusanio del Sangro è stata premiata per il suo grande impegno nella diffusione della cultura popolare abruzzese. Del suo innumerato che passa e ripassa sotto la sua finestra in attesa di un segno di saluto, eccetera, che non arriva mai. Dito.
pochi i cori se lo possono permettere, noi possiamo, perché ma abbiamo la bellissima voce tutta, perché si tratta della figlia, interviene sempre qua. È una voce stupenda, poi mi darete ragione, la voce di Gioia che canta il lamento di una vedova e il lamento funebre di una donna che esprime tutta la sua disperazione per la scomparsa del marito e anche per la sua nuova condizione sociale e morale che la costringe alla più completa solitudine. I versi sono di un ignoto del XVII secolo e sono stati raccolti da Luigi Anelli nei poemi dialettali. La voce solista è di Gioia Granata. Lamento di noi. Gracias.
una sardanella, e che la sardanella è un ballo tradizionale dell'Abruzzo, del Molise e anche di alcune aree del Lazio. E la forma più diffusa è la sardanella di coppia, ma ci sono anche semplici sardanella a quattro persone, in cerchio, eccetera. La sardanella nostra è simile alla tarantella del meridione, e viene eseguita generalmente con l'organetto o tubot, ma in origine l'organico era costituito da ciaramella, zampogna, tamburello e tamburra. Fondamentalmente è un ballo di corteggiamento dove gli amanti o da soli o insieme ad altri, all'interno di un cerchio per esempio, con un ritmo molto serrato, non si toccano mai, ma si sfiorano continuamente per questo corteggiamento. La nostra Sartarella è una versione cantata contenuta nella raccolta di Ettore Montanaro del 1924 e armonizzata dal maestro Giuseppe Di Pasquale. Volevo dire che Padre Donato, ma Giuseppe Di Pasquale come musicista, e io sono molto legata a Padre Donato, Padre Camillo, perché è stato il mio insegnante di armonia in conservatorio e mi ha trasmesso questo amore per il folklore abruzzese. Lui era un grandissimo musicista, grandissimo compositore, però non ha mai dimenticato le sue radici e quindi ha armonizzato veramente i più bei canti abruzzesi. Un omaggio davvero a Padre Donato che portiamo nel cuore perché è andato via troppo presto. Rosanna, sono contento e ti ringrazio perché Padre Donato è stato un mio carissimo compagno di studio e quindi eravamo legati. È l'ultima volta prima di morire siamo stati insieme a Scala. Sentivo, ma l'ho accompagnato. Era veramente un maestro straordinario. Grazie. La sardanella. Thank you.
celebriamo il piatto tradizionale abruzzese, la caduta alla Italia. E un tempo la ragazza da marito doveva avere tra le sue tante doti, doveva saper fare anche la marcia alla chitarra, vero? E Maria Rosa in questo è veramente una mastrona e il suo uomo è decisamente orgoglioso di lei e dichiara che tra baci e macarone saporite la vita con lei è felicità. La voce solista è di Gianni Di Pretoro e Jessica Pagù tra farla, no, non c'è spazio. Noi normalmente c'è una scenetta, qui c'è la ragazza Jessica che fa la moglie di Gianni, fa un po' di dispetti, però a livello della resa della canzone, credetemi, è meglio che la ragazza non balli, perché il solista, quando la ragazza gli balla intorno, la maggior parte delle volte dimentica le parole. E quindi, e quindi questa volta, visto che è una location importante, Jessica, è meglio che rimani là, perché altrimenti sappiamo che poi canterebbe mezza canzone. Va bene, no, neanche vicino, Gianni canta da lì, ok, va bene. Dimenticato di dire che i versi sono di Nino Saraceni e la musica è di Apipio Fuggetta. Manca Runa la chitarra. E allora abbiamo ritardato.
Adesso allora dedichiamo questo brano a padre Gian Maria Polidoro, L'Upiante delle Foglie, che è una canzone molto importante per Ortona, innanzitutto perché è bellissima, scritta da, musicata dal maestro Guido Albanese di Ortona, con le parole, pensate un po', di Cesare De Titta, quindi è il massimo. È autunno, il cielo è grigio, le foglie cadono, in campagna si lavora per la raccolta delle olive e in questa atmosfera risuona la voce di una figliola e questo canto sale nell'aria come un messaggio per l'innamorato. Le foglie cadono come lacrime ed il canto entra nell'anima come un addio. Questa melodia, la melodia di questa canzone si adatta perfettamente al testo, quindi è un connubio meraviglioso. Ecco perché piace a padre Gian Maria Polidoro, L'Upiante delle Foglie. Thank you.
stasera i nostri due musicisti, io dico sempre che noi abbiamo un'orchestra a disposizione per fare quello che fanno loro, ci vorrebbero due strumenti, 10 strumenti. Veramente grazie per tutto il lavoro fatto. Poi davvero io lo faccio veramente, non lo faccio spesso, però voglio ringraziare questo coro, questa sera, non so, forse complice questa atmosfera particolare di Assisi, però siete stati veramente magnifici e mi avete fatto emozionare. Io sono orgoglioso di fare il coro, perché noi siamo partiti davvero da zero, cioè alcuni non avevano mai aperto bocca 5 anni fa, e quindi nel nostro piccolo, insomma, diciamo che abbiamo raggiunto un buon risultato. Certo, non bisogna mai essere contenti e pensare di essere arrivati, no? Dobbiamo sempre guardare ai cori, ce ne sono tantissimi in Italia, sicuramente quello di Assisi è uno dei migliori cori, veramente è da guardare davvero non con invidia ma con ammirazione, no? E puntare sempre in alto. Però devo dire veramente che questa sera si è creata un'atmosfera particolare, grazie Gianmaria, veramente padre Gianmaria per l'invito che ci ha fatto, perché davvero ci ha onorato. Essere venuti ad Assisi per noi è davvero, è stata una cosa bellissima. Grazie, grazie a tutti voi, perché cioè, essere accolti così con le nostre canzoni abruzzesi in genere non ci capita tanto spesso, forse neanche in Abruzzo, no? Questa accoglienza, grazie, grazie a Assisi davvero. Ho mancato di dirvi che la voce solista che avete ascoltato in questa canzone è di Fabrizio D'Alessandro. Però mi emoziono pure io quando sento certe canzoni, anche se... Lo sapete siete? Canteremo Mediaset. Rusanelle è così bella che quando va alla fonte ad attingere acqua, persino il sole ne mette in risalto la bellezza con i suoi raggi più splendenti, ma l'innamorata la corteggia, dichiarando il suo amore in tutti i modi, in tutte le lingue, chiede aiuto anche alla natura per farsi ascoltare, ma lei non se ne parla, proprio non vuole sentirlo. Quindi re sorda ad ogni richiamo, Rusanelle. I versi sono di Nino Saraceni, la musica di Antonio Di Ionio, la voce solista è di Gianni Di Pretoro e normalmente Jessica fa Rusanelle, parla. È proprio Gianni perde proprio l'intelletto.
dobbiamo ringraziare vivamente Sara Bravissima, per una nota storica. Don Marco, l'ho conosciuto io, a Ortona, veniva ogni anno nella nostra chiesa perché era rispettoso di un frate, padre Leonardo. E vi dico sì chiaramente che stava contento, con la sedia non poteva camminare. E mi ha raccontato questo fatto. Mi ha fatto pure una poesia che l'ho perso, ma non sbarato. Dunque, nel 1921, questo canto fu mandato alla Giacca. C'era una gara, avete visto? La festa della canzone. Ecco, la festa della canzone, lui l'ha condotto. E al festival di Lanciano, Cola Cola, non fece prima, ma ultimo. E Albanese, che è l'autore della musica, quasi si vergogna. Siamo andati a Lanciano e abbiamo fatto. Cosa ti ha fatto Don Marco? Sette dei minimi che stavano tutti al comune di Ortone, a Rondiera. Senta di niente, la campanella manda il canto a terra, c'era pure un'altra gara. Ecco. La mattina da terra, non perché la sera era, arrivò la telefonata da terra. Dice, maestro Albanese, avete fatto primo. Che cosa? Lui non lo sapeva che Don Marco aveva mandato il canto. Vola vola. Ma perché me l'ha mandato? Sì, l'ha mandato Don Marco. Quel disgraziato ha detto, non mi ha detto niente. E allora? E io sono contento questa sera, mio marito ti ringrazio perché mi ha invitato, sono contento perché ho ritrovato la mia alunna, posso dire che era ho ritrovato la mia alunna e sono contento, e inoltre sono contento perché è una bella giornata. Ci siamo associati a voi e voi ci avete rallegrato in un modo particolare. Io non metto uno spigolo lì accanto, non voglio interferire, ma mi metto uno spigolo e canto. Posso cantare? Ora, ora, ora.
fai qualche foto tu, se vogliamo, eh? Ah, si fa? Sì, quello che fa, va. Però fanno un locale. Quando le... Fernando, è scuro. Le voci delle mille, a Sissi Pax International, un augurio di pace.